Il Movimento 5 Stelle si prepara alle primarie per Milano, urne aperte domani dalle 11 alle 18, in 8 si sfidano per la candidatura a sindaco di Palazzo Marino. Claudio Mazzola. Il primo passo per le amministrative 5 Stelle lo fanno su Milano. Lunedì scorso la presentazione degli 8 candidati, modello talent show. Domani il voto. Nella scheda si dovranno scrivere tutti e 8 i nomi secondo un ordine di preferenza. A vincere non sarà il più votato ma il più gradito, secondo il metodo Condorcet, che seleziona il miglior candidato di compromesso, cioè il meno sgradito. Seggi aperti dalle 11 alle 18, voto vecchia maniera. Niente rete, insomma, ma scheda e matita. Possono partecipare tutti gli iscritti certificati residenti nel capoluogo lombardo, atteso Casaleggio, copione che si replica nella maggior parte dei comuni chiamati al voto. Per Roma la scelta passerà invece dalla rete. Il regolamento lascia libertà a giorni. Si comincerà col programma Magrillo, è stato chiaro. Se vinciamo, lacrime e sangue, solo così si può ricostruire Roma. Ma proprio tra le file grilline c'è chi lancia l'allarme. In questa maniera perdiamo e chi va oltre è una scelta kamikaze per evitare una vittoria che potrebbe trasformarsi in un boomerang. Qualcuno dice che a Roma non volete vincere perché avete paura di bruciarvi in vista delle politiche. È vero il contrario. Noi vinceremo, vogliamo vincere a Roma e governare Roma. E quello sarà un volano per governare l'intero paese. Intanto Grillo, che oggi dal palco del premio Montanelli torna a bacchettare i giornalisti, mestiere post datato, la rete toglie l'intermediazione, via blog attacca il governo sullo stretto di Messina.